Toda nuestra identidad está atacada, pero nosotros no lo permitiremos. Yo soy Giorgia, soy una mujer, soy una madre, soy italiana, soy cristiana, no me lo puede quitar. No me lo van a quitar. Altoatesini, sì, e in quel momento mezzi tedeschi, mezzi italiani, si capiva bene, c'erano tedeschi o italiani. E esiste la necessità, la missione, la vogliamo chiamare così, perché io penso che sia una cosa bella, di mettere al mondo dei bambini che saranno i futuri cittadini, i futuri italiani. E quindi qui c'è l'approccio culturale. Ora userò un termine terribile, diventerà trash, per cui lo tiriamo fuori. Quale? Noi dobbiamo aiutare le istituzioni, il Vaticano, le associazioni, la maternità a diventare di nuovo cool. Cioè noi dobbiamo far sì che le ragazze di 18 anni, di 20 anni vogliano sposarsi, i ragazzi di 17, 18 anni, 20 anni vogliano sposarsi e vogliano mettere al mondo la famiglia. Non possiamo arrenderci all'idea della sostituzione etnica. L'idea della sostituzione etnica, vabbè, gli italiani fanno meno figli, li sostituiamo con qualcun altro. Non è quella la strada. È proprio sul sito del governo italiano nei pregiudizi antisemiti. La grande sostituzione viene definita come un mito neonazista, per cui i bianchi vengono sostituiti con i non bianchi. Parliamo degli stupri del branco, dapprima in quel di Palermo, poi i fattacci accaduti a Caivano. Direttore Senaldi, Pietro, qual è questa forma di autotutela di cui faceva menzione adesso l'avvocato Bernardini De Pace? Cioè, facciamo anche degli esempi concreti che possono magari essere anche d'aiuto a chi ci sta ascoltando da casa, che ci sta guardando. Innanzitutto cercare di non perdere conoscenza, no? Diciamo così, di rimanere capaci di intendere di volere. Certo, se tu vai a ballare hai tutto il diritto di ubriacarti, certamente, però se eviti di ubriacarti, di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinati problemi, in determinate problematiche, e poi rischi effettivamente, certo, che il lupo lo trovi. Luglio 1943, caduta del regime, arresto di Mussolini e illusione che la guerra fosse finita. 25 luglio 2023, 80 anni dopo, la pasta si fa ancora per fare memoria. Esiste una rete per continuare così a dire no al fascismo. 250 sono state le pastasciutte dello scorso anno in Italia. A Rosale il Vicentino si voleva proporre con 4 sezioni ampie, Associazione Nazionale Partigiani, al parco di Via Sacro Cuore, ma il sindaco Elena Mezzalira ha negato il permesso. Ordine pubblico, la motivazione scritta in una mail ufficiale. Il nome dell'evento, pastasciutta antifascista, può, si legge, essere richiamo di disordini e problemi di sicurezza. I promotori, dopo aver ricordato l'antifascismo contenuto nella Costituzione italiana, su cui anche la sindaca ha giurato, non hanno rinunciato e al parco si sono ritrovati per un flash mob di interventi e canzoni antifasciste. Il sindaco, che ricorda l'uso ricreativo da regolamento di quello spazio, ha detto che il titolo dell'evento poteva avere una interpretazione politica. Per me, ha precisato, essere antifascista non significa partecipare alla pastasciutta.
Il nome di Liliana Segre era schiato via, come a volerlo cancellare dalla lastra su cui è stato inciso a perenne memoria. Ancora non si sa chi sia stato a vandalizzare la targa dedicata alla senatrice a vita a Saltrio nel Varesotto. Era stato inaugurato il 25 aprile 2022 per ricordare il passaggio della Segre ragazzina nel tentativo, poi fallito, di fuga con il padre verso la Svizzera per salvarsi dalle persecuzioni nazifasciste. Il gesto risale a qualche settimana fa, intorno a Natale. I volontari del gruppo Amici del Monte Orsa hanno voluto rimediare riscrivendo il nome con un pennarello indelebile. Un gesto da imbecilli, ha commentato il sindaco di Saltrio Maurizio Zanuso. Ci stiamo attrezzando per sistemare la targa e proteggerla con uno schermo per evitare danneggiamenti futuri. L'obiettivo sarebbe posarla per il 27 gennaio, giorno dedicato alla memoria della Shoah. Ah!